devo parlare a quelli. E a quelli tu riesci a parlare se parli il linguaggio della chiarezza, se provi a usare poche parole, ma poche parole che siano pesanti e impegnative per il futuro, a dire: io staremo qui anche l'8 mattina, vogliamo ricominciare con te, vogliamo riaprire i circoli, vogliamo riaprire le case del popolo, vogliamo riaprire una speranza di relazione, ricostruire le relazioni sociali in una società che è sempre più passivizzata, dove la politica si fa negli studi di Bruno Vespa o nei salotti del pomeridiani, dove i giornali sono completamente asserviti. Noi non riusciamo a uscire, io mi invento le cose più strane pur di avere uno spazio sul giornale, e perché questo è, perché c'è, oramai non ci sono ancora, non c'è ancora il bipartitismo, ma la politica è ridotta a due, la politica si gioca PDL e PD. E allora io penso, ecco, perciò noi dobbiamo, passate alle comunali, pensare a ricostruire appunto la grande tradizione dei partiti. Vedete, domani è la festa della Repubblica. La Repubblica e la Costituzione Repubblicana si basano sul partito. Il partito è inteso però come luogo di elaborazione, di costruzione delle linee politiche, di elaborazione dei gruppi dirigenti, di costruzione, di partecipazione dal basso. Noi abbiamo smarrito questo, questo è il dramma. Questo è il dramma soprattutto dei più giovani. Parlare a un ragazzo che oggi ha 20 anni e che insomma, non ha avuto come noi neanche la fortuna di conoscere i Berlinguer, ma anche gli Aldo Moro, insomma, no? Quindi la tradizione del cattolicesimo e comunista, i Pertini e i grandi liberali del secolo scorso. È chiaro che per loro la politica è dettata dalla gente che ha dato con l'irruzione sulla scena politica Silvio Berlusconi nel 92. Noi viviamo oggi in un tempo in cui la politica sembra quella. Ora, io non mi rassegno a 51 anni che la politica sia quella, cioè, perché quella politica non è la mia politica, quel mondo non è il mio mondo. Io vorrò continuare a denunciarlo finché avrò voce, perché non è possibile che noi, anche noi, ci rassegniamo a quella metodologia, a quell'impianto culturale, e il fatto che decidiamo di andare da soli, in coalizione, alla provincia, e di rompere con un centro-sinistra. Ecco, qui io credo che bisogna osare e bisogna avere più coraggio. Se dopo anni e anni di governo, allora io sto girando la provincia in lungo e largo, oggi sono stato a Scampia, e a Scampia hai difficoltà a parlare perché sono nelle stesse condizioni in cui erano 15 anni fa, non è cambiato nulla, si parla ancora di riqualificazione delle periferie, stanno ancora in quelle condizioni. Vai a San Giovanni a Teduccio, a Barra, dove addirittura gli mettono in discussione la possibilità di avere uno spazio pubblico come lo stadio comunale, quello che era stadio che era stato realizzato dalla Civica a Barra, che a quell'epoca, dove c'era anche la solidarietà sociale all'interno dei luoghi di lavoro, e qui un po' con la sottoscrizione degli operai, un po' con l'impegno delle istituzioni del sindacato, c'era uno stadio che era il luogo dove i bambini venivano sottratti alla strada e quindi al rischio di finire a fare i corrieri delle sigarette di contrabbando prima e della droga oggi. E lì ci diceva il presidente dell'associazione: stanno per cacciarci perché vogliono 1000 euro al mese, ma noi che abbiamo tutti i bambini che non pagano neanche la retta di 20 euro al mese, ma dove li prendiamo 1000 euro al mese? Ma vi pare possibile che una città governata da un sindaco come Rosetta Iusso del Polino, dopo 15 anni, 17 anni di giunta, noi siamo ancora ai grandi eventi che riempiono le piazze per una notte, per una sera, e poi non possiamo, stiamo parlando di 12.000 euro all'anno per tenere in piedi una struttura che ha sicuramente un valore sociale molto importante. Ho incontrato all'Italsidera Bagnoli, dove avevano costruito 37 anni fa il GIFAS, che aveva un nome, il gruppo dei genitori degli infermi subnormali, perché 37 anni fa, oggi li chiamiamo diversamente abili, ma il concetto non cambia, erano dei figli che avevano problemi, che erano chiusi nelle case. Fanno uno screening, trovano 80 giovani, ragazzi, figli di lavoratori di Italsider, e costruiscono questo centro. Questo centro sapete che sta per chiudere, perché la Regione Campania, all'interno degli sprechi che ha fatto sulla sanità pubblica, non ha i soldi per poter consentire il pagamento delle prestazioni. E lì la cosa più drammatica non è anche quella, non è solo gli operatori sociosanitari che perderanno il posto di lavoro in trend, ma che questi ragazzi torneranno nelle case. Ma noi che abbiamo qualche anno in più, insomma, no? I disabili fino a 30 anni fa venivano chiusi in casa perché i genitori si vergognavano, non li facevano uscire. Allora, vedete, vi
vi ho portato degli esempi che mi hanno, quelli che mi hanno più colpito in questa campagna elettorale. Quando il centro-sinistra fallisce su questo tema, beh, io con quel centro-sinistra non voglio averci a che fare, voglio provare a costruire un'alternativa che parte dal mio partito, dalla mia parte, cominciare a differenziarmi, a dire che è possibile un altro modo di essere nelle istituzioni. Ma chi l'ha detto che nelle istituzioni si sta solamente facendo il piacere di turno perché è quello di far costruire il consenso? Ma chi l'ha detto che per avere dei voti personali io devo mettere in discussione anni e anni di storie, di lotte, di impegno, di passione civile? Questo è quello che è successo in molte amministrazioni dei nostri territori. È successo alla Regione Campania, è successo al Comune di Napoli, è successo in tanti comuni del nostro hinterland, dove abbiamo governato e dove siamo stati all'opposizione, dove non abbiamo saputo governare e dove non abbiamo saputo fare opposizione. Noi dobbiamo ripartire da questo, se no, vedete, posso dirvelo, il 4%, il 10%, se noi non siamo utili alla società, non è neanche importante che siamo in Parlamento, italiano, europeo, alla provincia, cioè non ha senso.